Ciao ragazze e ragazze, oggi il mio look occhi e poi prima però vi voglio mostrare i miei prodotti terminati al momento. Allora, quest'acqua micellare della Balea, che la adoro, dura tantissimo perché è bella. Questo che sarà il millesimo, non ve li faccio mai vedere perché io ritengo una cosa inutile, perché se li compro è ovvio che li termino. Vabbè, e poi ho terminato il mio prodottino che utilizzo sempre di Kiko tutti i giorni, e difatti è terminato ed è quello con le palline tutte che si rompono e illumina il viso. Ne ho già un altro e ne un altro ancora, ed era proprio il prodotto per cui è successo l'ambaradan. Ok, allora poi vi voglio mostrare che, ciao Nunzia, ho copiato da te questo prodotti questi tre prodotti di Shein, chiamatemi, io li chiamo Shein comunque. E uno l'ho già dato a mia figlia, praticamente sono tre, però ve lo mostro un attimo, che ecco anche lui. Sono ombretti per occhi, molto molto carini secondo me. E ve li mostro, oggi utilizzo proprio, oggi l'ho già provati io e utilizzo, oggi non mi vesto, non mi vesto, sì. Non mi trucco di rosa, ma di arancio nonostante tutto, perché a me piace molto l'arancio col rosa. Allora, intanto vi mostro questo che è bellissimo, l'ho già applicato, vedete che è un po' sporchino, ma è liquido. Oh, ho fatto un danno. È liquido e l'ho versato sulla tavola. Non sapevo che fosse liquido. Bene, in diretta con voi. E vabbè. Allora, dicevo, questo prodottino che è fantastico. Vedete? E questo che utilizzo oggi, che è meraviglioso e non si sposta più. Quello che ho dato a mia figlia lo trovo molto chiaro per me. Dove l'ho messo qua. Comunque per me sono molto validi, anche per il prezzo che sono. Vedete com'è chiaro? Si può utilizzare come base, però io l'ho regalato a lei, inutile che lo tengo per il semplice motivo che non lo utilizzerei più di tanto, mentre lei sì. Allora, adesso l'ho sprecato un po', pazienza, non è che solo quello. Allora, partiamo con quello che vi ho mostrato prima. Vedete che bello che è. Comunque, se vedete il tutorial di Nunzia, lui è la solita, che vi ho messo il link è il suo profilo. Lei è molto brava, le sta molto bene, molto. Vedete che non vengono. Oh. Sono top. Sono top. Io faccio così in modo che gli angolini vengono. Poi ho preso questa di Nabla, la Coral, e mi piace proprio tanto. Con questo pennellino di Primark di un bel po' di tempo fa, ma penso che ci sia ancora piatto, vedete? Prelevo il prodotto e lo applico qui.
quanto è bello acceso questo. Poi con un altro pennellino normale, diciamo di Kiko 108, prendo un po' di marrone scuro e tampono un po' qui. Oggi tutto può succedere alla TV. Riprendo questo. Poi vado ad applicare questo, quello che ho sprecato. Ce n'è talmente tanto che mi può bastare. E lo applico così. Tamponando, non fregando, se no va via tutto. Niente, che bello. È pieno di glitterini, molto molto carini. Poi sembra che qui ne ho messa di più che di là. Ecco qua. Ok. Perfetto. Dopodiché, comunque sono questi, nel caso li voleste prendere. Vedete, Shigram, cliccate questo e vi escono. Ora, prelevo un pochino con le dita di questo qua e lo applico qua, sopra quello, ma poco, eh? E voilà. Con un pennellino piccolo solito mio, prelevo un po' di questo e lo porto qui sotto. Siete stati via per il ponte? Avete fatto il ponte? Io ovviamente no. Prendo anche un po' di marrone e lo vado a portare qua sotto. Questo marrone spolvera un pochino, però non fa fallout. Ne ho 3 o 4 di queste palettine perché le trovo deliziose, quelle sul grigio, quelle sull'azzurro, sapete, quelle. Sono pratiche. Ok, poi prendo l'azzurro e lo so, oggi sono arcobaleno. Lo applico un pochino qui. Poi vedete come illumina proprio.
Questa è la solita di Nyx della casa di carta. Ho preso poi la palettina di Astra, l'azzurro, che andrò a recuperare con un pochino di pennellino, lo applico qua. Lo tampono un po'. In modo che intensifico e fisso il colore della matita. Prendo questo di Astra, lo porto qua, che è un illuminante stratosferico, e lo porto anche qua sotto. Ora passiamo alla matita occhi. Oggi è finito tutto alla TV, Uomini e Donne. Tutti i programmi che curiosavo io, ovviamente. L'estate si sono dileguati. E quindi non so cosa farà. Vedremo. Mi saprò dire. Prendo il mio liner. Perché fosse nuovo, questo è l'eyeliner di Kiko della nuova collezione, che trovo fenomenale. Io che soffro di allergie, non mi crea allergie. E sono super contenta. Ecco qua. Il mascara. Sempre di Kiko, però questo non c'è più, quindi non ve lo sto neanche a mostrare. L'ho chiesto più volte, ma non ce n'è, non lo fanno. Se qualcuno di voi è più fortunata lo vuole richiedere, perché è vegano ed è top. Volevo provare quello di Yves Saint Laurent, che è l'ultimo uscito. Parlano molto bene che e crea volume al 200%, quindi mi ha incuriosita. Ho visto dei tutorial perché anche le ciglia piccole, poche, corte, insomma, e gliele rende molto belle. Ero incuriosita. Visto su Notino che è scontato, o Douglas, non ricordo, uno o l'altro.
al packaging nero con la sua bella scritta in oro di Yves Saint Laurent. È un classico per loro, molto molto bello. Allora, io faccio così e così. Il mio make-up, però non si dice, forse si dice, vabbè, comunque volevo dare un punto qui più intenso al colore applicato prima. Questi sono i glitterini che vi ho mostrato 20 volte, ma perché è nuovo, di Wycon. Erano quelli in offerta, non so se ci sono ancora. Questo è il mio make-up di oggi. Il rossetto che indosso è il 250 di Lancôme. Bellissimo per mio gusto personale. È chiaro ma luminoso. Vedete? Mi piace tantissimo. La matita che ho applicato è sempre la 01 di Kiko, che è un passepartout secondo me fantastica, della nuova collezione Glow. Nulla, questo è un prodotto che io acquisterei. I miei prodotti finiti ve li ho mostrati e nulla, vi mando il mio bacione.